Bentornati a Football Benchmark, il consueto approfondimento settimanale su economia e finanza nel mondo dello sport. Bentornato naturalmente al nostro compagno di viaggio Andrea Sartori. Buon pomeriggio Andrea, buonasera, anzi Andrea. Buonasera Luca, ciao. Allora, oggi noi vogliamo parlare di un tema di strettissima attualità che riguarda Abramovic e il Chelsea, perché le notizie degli ultimi giorni che arrivano dal conflitto russo-ucraino hanno comunque avuto delle ripercussioni nel mondo dello sport e Abramovic ha deciso di vendere, di mettere in vendita il Chelsea. Abbiamo voluto fare un'analisi allora per quello che riguarda il Chelsea, partendo naturalmente dai dati sportivi perché sono quelli più importanti. Qui vedete le immagini dei festeggiamenti, perché il Chelsea dal 2003, da quando lo ha preso Abramovic, ha vinto 5 volte la Premier League, 2 volte la Champions League, 2 volte l'Europa League, una volta la Supercoppa Europea, una volta il Mondiale per Club recentemente. Questo è successo veramente pochi giorni fa, poche settimane fa. Oltre a tutto questo anche 10 coppe nazionali fra FA Cup e UK Cup. Quindi è stata sicuramente una presidenza, una proprietà molto importante che ha fatto volare il Chelsea fin sul tetto d'Europa con grandi investimenti a livello economico, e poi Andrea ne parleremo, perché se andiamo a vedere subito la prima grafica che ci avete preparato, si partiva da una situazione che probabilmente vederla 20 anni dopo sarebbe stato completamente inimmaginabile, no? Dal 2003 il prezzo di acquisto i ricavi di Abramovic non erano affatto quelli a cui poi li ha portati il russo. Sì, assolutamente. Siamo partiti da dei ricavi nell'anno 2003, quando il club fu acquisito, di 134 milioni di euro, per poi crescere rapidamente negli anni anche grazie ai successi sportivi e raggiungere un valore di 513 milioni nell'anno, diciamo, prima della pandemia, quindi la stagione 18-19, e quindi quasi quadruplicando i ricavi rispetto all'anno in cui appunto il magnate russo acquistò la società. Devo anche dire che il Chelsea, nonostante il decremento di ricavi nelle due stagioni successive impattate dalla pandemia, la 19-20 e la 20-21, ovviamente anche per la perdita dei ricavi da stadi, è una squadra che tra quelle europee a livello di ricavi ha tenuto meglio, chiaramente grazie anche al successo in Champions League e la vittoria che ha arricchito le casse del club. Una particolarità che si sottolinea dall'analisi dei bilanci del Chelsea, Andrea, è legata al rapporto stipendi-ricavi, no? Che è sempre stato uno dei tuoi punti fermi per cercare di capire se una società è in bolla rispetto a quello che riesce a produrre oppure no. Bene, prima della pandemia questo rapporto era un rapporto molto buono, perché era tra il 60 e il 55%. C'è stato nella stagione 18-19 il primo passo verso il 70, comunque sempre al di sotto della soglia indicata dalla UEFA, perché è arrivato Conte. Beh sì, effettivamente quello è stato un anno un po' strano, perché i ricavi non sono stati pari a quelli della stagione precedente, c'è stata una leggera diminuzione e poi ci fu un pagamento di poco meno di 30 milioni, esattamente 27 milioni di euro, che furono pagati a Conte e al suo staff. Ovviamente poi nei due anni impattati dalla pandemia vediamo anche che questo rapporto è passato da 70 e poi a 76 milioni, però bisogna tenere conto che in questi 76 milioni ci sono anche i premi pagati ai giocatori per la vittoria in Champions League. Quindi diciamo che è stato un prezzo che Abramovic ha pagato volentieri, quello anche di andare leggermente sopra la soglia indicata dalla UEFA. Probabilmente però è anche per questo che il Chelsea è una delle squadre, Andrea, che ha subito di meno a livello europeo fra i top club la pressione del Covid, no? Il fatto di avere questo rapporto fra stipendi e ricavi sempre sotto controllo. Sì, se posso fare una battuta, quello che dicevi appunto prima, a livello finanziario è meglio arrivare secondi forse che arrivare primo, però chiaramente ai tifosi un commento del genere non piace. Ritornando invece alle performance finanziarie del Chelsea e guardando alle perdite degli ultimi anni, se prendiamo i 5 anni, gli ultimi 5 bilanci della squadra, ha accumulato perdite per 257 milioni
milioni di euro, che in valore assoluto può sembrare una cifra molto negativa, ma in realtà quando si tiene conto del fatto che 188 milioni sono stati realizzati nell'ultimo bilancio della stagione 2021, tutto sommato le performance del Chelsea non sono state poi così negative. Se prendiamo appunto questa cifra di 257 milioni e la proviamo a contestualizzare alle perdite di due grandi italiane, la Juventus e l'Inter, rispettivamente con delle perdite solo nell'ultima stagione di 210 milioni e di oltre 240 l'Inter, tutto sommato non è un valore così negativo. Tenderei anche a sottolineare le spese delle ultime 10 stagioni di calciomercato, oltre 1,5 miliardi spesi in 10 anni e 2,3 miliardi durante la presidenza Abramovic. Ti stavo per chiedere questo, quanto aveva speso, se si riesce a capire dai bilanci quanto aveva speso sul mercato Abramovic in questi anni, quanti soldi aveva investito appunto nei giocatori per arrivare a vincere tutto quello che abbiamo detto. La risposta è arrivata, sono cifre decisamente importanti, ci ricordiamo tutti che quando è arrivato Abramovic nel calcio è stata una sorta di tsunami, no? Perché la verità è che era stato uno dei primi grandi investitori che ha cercato, mettendo denaro fresco all'interno del mondo del calcio, di rifar fiorire delle squadre che obiettivamente non stavano più attraversando un grande periodo. E peraltro, Andrea, ricordiamo che non ci sono soltanto state le grandi acquisizioni da parte del Chelsea, quindi Lukaku in quest'ultimo mercato, Kai Havertz, Kepa, tutti sopra gli 80 milioni, il record appunto di Lukaku con 113, ma anche le cessioni, perché poi comunque il Chelsea è stato in grado anche di cedere durante questi anni. Assolutamente, cioè il Chelsea ha speso molto negli anni, però ha anche venduto molto bene. Pensiamo alla vendita di Hazard a 115 milioni al Real Madrid, ma anche Diego Costa e Oscar, che sono due che mi vengono in mente come calciatori che hanno generato oltre 60 milioni di euro nelle casse del club. Oggi diciamo che il Chelsea è in vendita, no? Perché lo ha detto direttamente il board del Chelsea. Ogni anno avete fatto una valutazione di quanto può valere un'impresa calcistica. Se oggi dovessimo mettere un cartellino di prezzo sulla società Chelsea, quanto dovremmo mettere più o meno? Allora, se guardiamo la nostra valutazione al 1 gennaio 2021 e prendiamo le top 32 europee che noi valutiamo, il Chelsea è in settima posizione a circa 1,9 miliardi. Bisogna però dire che chiaramente questi risultati sono impattati chiaramente dalla pandemia. Secondo me ciò che è importante valutare è anche dove erano queste squadre europee al loro picco, che si è verificato al 1 gennaio 2020, proprio prima che appunto la pandemia esplodesse a livello mondiale. E quindi possiamo vedere nell'altra grafica che il Chelsea è passato a un valore di oltre, o quantomeno era ad un valore di 2 miliardi e 2. Invero questo valore per il Chelsea è al 1 gennaio 2019, che non è poi così diverso da quello del 1 gennaio 2020. È interessante vedere, e questo è molto importante appunto per gli spettatori, cercare di capire la perdita di valore che c'è stata tra il 1 gennaio 2020 e il 1 gennaio 2021, che è effettivamente molto importante per alcuni club. Abbiamo un record negativo del Manchester United, che ha perso 681 milioni di euro in questo periodo, il Chelsea ne ha persi 352, e la perdita media di valore delle top 10 europee è stata di 376 milioni. Vengo ora alla risposta alla tua domanda. Se guardiamo questo valore e assumiamo che ci sia una ripresa economica del calcio, che però in questo momento è impattata dalla crisi che stiamo vivendo a livello geopolitico in Ucraina e in Russia, però con la speranza che essa possa essere superata, diciamo che i valori del 1 gennaio 2020 fanno più fede. Quindi, a mio avviso, un valore intorno ai 2 miliardi e 2 potrebbe essere un valore più realistico.
Ho un'ultima domanda da farti, Andrea, spero di non metterti troppo in difficoltà perché il tema potrebbe non essere semplice. Abramovic ha detto nella sua ultima comunicazione ufficiale, peraltro lui non è uno che ha parlato molto in questi anni di Chelsea, ha fatto soltanto un'intervista il primo giorno che si è presentato a Londra, poi non ha mai più parlato con i giornalisti, neanche per interposta persona, ha preferito gestire le cose a distanza, però ha detto che i debiti che erano ascritti a lui, cioè i prestiti che lui aveva concesso al Chelsea, non sarebbero stati conteggiati nel trattativa di cessione del club. Di quanto stiamo parlando come cifra, più o meno? Stiamo parlando di 1.600 milioni di euro che appunto Abramo ci ha prestato nel corso degli anni. Ricordiamo anche ai telespettatori che la squadra fu acquisita per circa 140 milioni di sterline, quindi circa 160 milioni di euro. Io ho sentito parlare anche di cifre che si avvicinano ai 3 miliardi di pound, però effettivamente questa cifra mi sembra anche essere esagerata in considerazione del fatto che se guardiamo i valori delle tre grandi europee, al 1 gennaio 2020 Real Madrid, Manchester United e Barcellona, queste squadre superavano i 3 miliardi di euro, con un picco del Real Madrid che arrivava a circa 3 miliardi e mezzo. Quindi pensare che il Chelsea possa essere venduto a 3 miliardi di sterline, che fanno largo circa 3 miliardi e 600 mila euro, mi sembra esagerato. Ma il fatto che lui non voglia i prestiti indietro significa che il Chelsea può essere comprato, dando per scontato che può essere venduto ai 2 miliardi e 2 del valore pre-pandemia, a 1,6 in meno, quindi a 1,5 più o meno? 1,7? Sì, i valori che io ho dato sono i valori di impresa, e i valori di impresa tengono conto anche dei debiti. Quindi in teoria comprare oggi il Chelsea, per chi ha quel tipo di disponibilità, potrebbe essere un affare. Ma allora, se fosse comprato a 2 miliardi e 200 milioni, che è la nostra valutazione al 1 gennaio 2019, effettivamente poi bisogna vedere appunto se questo miliardo e 6 Abramovic lo vorrà. Cioè, nel momento in cui tu paghi 2 miliardi e 200 milioni acquisisci il club, però non devi nulla ad Abramovic. Certo, a meno che lui non te li sconti e quindi paghi meno, giusto? Corretta la mia Assolutamente sì. Perfetto, sei stato molto chiaro, Andrea, grazie mille per questa chiacchierata, per questo excursus sul Chelsea. Parleremo poi prossimamente anche degli investitori italiani, anzi stranieri, nel campionato di Serie A. Grazie mille, Andrea, buona serata, l'appuntamento con Football Benchmark torna la prossima settimana.